Ma qualche timore c'è sicuramente. Il mister sta bene, moralmente non sta bene perché lui voleva stare vicino alla squadra, ci tiene a stare vicino alla squadra, però purtroppo è capitato anche a lui e bisogna accettarlo, ecco. Però al di là di questo sicuramente la squadra farà il massimo, darà il massimo anche per lui che sta a casa e che non ci può seguire e che non può stare con noi. Ma in banchina andrà. In banchina va a Molino. Non lo sapevate? L'allenatore domani è Gigi Molino. È arrivato in nulla osta dal settore tecnico, abbiamo fatto la richiesta. Avevamo bisogno di un allenatore in campo, raga, un allenatore in banchina. Ma per stare nella banchina aggiuntiva sta. Io sto come sempre, come dirigente accompagnatore, sto in banchina. Facciamo la coppia, vicino. Oppure vicino, no? Sì, vabbè, ma noi raga, il Molino sarà sempre, saremo in contatto, ecco, con il mister ci dirà le indicazioni, il mister dirà cosa fare, il mister da lontano guarderà la partita e eventualmente ci sarà da modificare qualcosa telefonicamente, anche se non si può fare, però. Vedremo. Visto che il leitmotiv ormai in tutta la conferenza stampa è quello di chi sarà in banchina, visto che sorridi anche con ironia e visto che, come diceva qualcuno, potrebbe esserci una coppiata in campo, che abbiamo sempre visto in campo, questa volta potremmo vederti anche in banchina, se non di fatto, ma sostanzialmente sì. Però sì, faccio una domanda di calcio giocato. Un Maniero finalmente ritrovato, carico, effettivo, cannoniere vero, bomber vero, può essere una risorsa tra virgolette aggiunta a questa gara che apparentemente potrebbe sembrare facile, ma non lo è, anche perché l'Aventino deve confermare quello che qualcuno ha fatto a Potenza incontrando il suo passato, di cui tu in un certo qual modo insomma sei stato anche tirato in campo. Ma diciamo che dobbiamo dare continuità di risultati. Abbiamo vinto a Francavilla, speriamo di ripeterci domani, non sarà facile anche perché il Francavilla è una squadra importante, una squadra forte, una squadra tosta, ha due attaccanti importanti come Vasquez e Perez, sono pericolosissimi, perciò è una gara molto ma molto difficile. Sicuramente la vittoria di Potenza ha ridato morale e convinzione e certezza a questa squadra, che un attimino l'avevamo perso dopo due sconfitte e due pareggi, ma anche perché ci sono stati problemi con questo maledetto virus che ci ha un po' condizionati, come ha condizionato a noi e condizionato a tante altre squadre. Ne siamo quasi, ecco, venuti fuori anche Adamo, non so se ve l'hanno detto, anche Adamo è negativo, già potrebbe dalla settimana prossima aggregarsi alla squadra, ci manca l'allenatore, però diciamo che anche se da lontano lui c'è sempre vicino. No, ma io questa situazione non ci vado dietro, me ne frega niente di quello che possono dire, di quello che possono. Tanti allenatori vengono esonerati, tanti allenatori vengono. Ho fatto prima allenatore, anche tanti allenatori a fine campionato non vengono riconfermati ed è successo anche ad Avellino, perciò non. Di quelle che dicono gli altri non me ne frega niente, io sono Salvatore di Somma. Gli altri non lo so cosa sono. Senti Salvatore, guardando invece alle cose che ci restituisce il campo, insomma c'è da dire che a Potenza, perlomeno il primo tempo, sembrava di rivedere l'Avellino bruttissimo e improduttivo di 7 giorni prima con il Catania. Poi dopo fortunatamente è venuta fuori la superiorità tecnica e anche di esperienza dell'Avellino, maggiore determinazione dall'inizio del secondo tempo, e l'Avellino ha portato a casa 3 punti. A Francavilla insomma non basterà questo atteggiamento, diciamo dai due volti, ci vorrà un solo volto, quello della determinazione e della combattività, altrimenti non si vince la gara. Ma diciamo che era la gara di Potenza, il primo tempo è stato un atteggiamento voluto, un atteggiamento di attesa, sapevamo che il Potenza partiva forte, che erano motivatissimi a vincere la partita.
E la nostra è stata una gara d'attesa, e abbiamo rischiato pochissimo, tranne pochi minuti dell'inizio di partita, quando c'è stato quel tiro, se non sbaglio, di Ricci, che mi ha un po' impensierito. Poi non hanno fatto più niente, come noi non abbiamo fatto niente. Ecco, è stata una partita tattica, il primo tempo è stata una partita tattica, anche perché il Potenza era ben messo in campo, ha fatto una buona gara, erano motivatissimi, e l'atteggiamento giusto hanno avuto contro di noi, però alla fine del secondo tempo siamo venuti fuori alla grande, bene, e abbiamo avuto 3-4 occasioni da gol, con Ciancio, con Dossena, se non sbaglio, poi c'è stato il gran gol di Maniere, e abbiamo vinto la partita. Diciamo che il secondo tempo non ci hanno più impensieriti loro. E Francavilla, campo stretto, piccolo, determinazione da parte degli avversari, insomma ci vorrà molto carattere. Ragazzi, c'è il microfono, per favore. Ma sì, sicuramente, la squadra deve essere un attimino più determinata, più aggressiva, più convinta, perché, ti ripeto, il Francavilla ha due attaccanti forti, che io li temo molto, li conosco bene, e c'è da stare molto ma molto attento, anche perché, come dicevi tu, il campo è più piccolo e stretto, e c'è da lottare, col coltello tra i denti. Direttore, buongiorno. Dopo questa partita mi arrivano 3 di fila in casa, se questo può essere lo snodo determinante per cercare di riprendere questa fermata, anche che ormai è lì lanciatissimo in vetta alla classifica. Poi sul futuro di Enrico, che è un calciatore molto importante, può fare davvero la differenza, l'auspicio, immagino che questa sua sfortuna si è giunta bene. L'ultimissima riguarda il mercato di gennaio, insomma, se non nello specifico i ruoli, se li avete già definiti, se c'è stato un briefing con Mr. Braia per capire dove intervenire. Grazie. Ma vedi, il campionato è ancora lunghissimo, anche se la Ternana ha un vantaggio abbastanza sostanzioso, però la storia mi insegna che non è ancora niente di deciso. Per quanto riguarda Enrico, sicuramente noi lo aspettiamo, speriamo che il prima possibile possa far parte del gruppo, di Alenastico Group, perché noi lo riteniamo un calciatore importante, di grandissime qualità. È un calciatore con delle qualità che in questa squadra non ha, è un giocatore che potrebbe farci fare salti di qualità. Per quanto riguarda il mercato, niente, ma è presto ancora, ecco, stiamo valutando, poi ci fermeremo un attimino, io, il mister e la proprietà, e poi eventualmente decideremo cosa fare. C'è ancora tempo per il mercato. Direttore, buongiorno. Numeri alla mano, questa è la prima, due velocità, balbettante in casa e l'aspetto invece un pochino di marcia da ridere. Come si spiega questa doppia andatura? Ma sai, in casa fai sempre più fatica, perché tu in casa devi fare la partita, le squadre ti aspettano, sono in attesa, e puoi avere qualche difficoltà, ma credo che un po' tutte le squadre hanno qualche difficoltà in casa nel proporre gioco. Fuori casa è diverso, fuori casa tu fai come mercoledì, fai una gara di attesa, sfrutti delle situazioni che ti possono capitare durante i 90 minuti, qualche ripartenza, qualche palla inattiva, e riesci a portare a casa i 3 punti. Direttore, buongiorno, queste 6 partite saranno importanti, mi aggancio un po' al discorso mercato, perché a parte che si affrontano Bari e Ternana, un conto sarà fare un mercato dai playoff, un conto sarà fare un mercato eventualmente da privato, dovendo affrontare anche Ternana e Bari, si avranno le idee più chiare anche su quello che poi si andrà a fare? Sì, ma sicuramente avremo le idee più chiare. Noi fino alla sosta dovremo incontrare, ecco, sia la Ternana che il Bari, però noi, come dire, viviamo la giornata domenica per domenica. Noi domani abbiamo il Francavilla, affronteremo il Francavilla con convinzione, e poi pian piano penseremo anche alle altre che verranno. Direttore, viviamo alla giornata, però ne abbiamo fatte 10. Facciamo un bilancio come squadra dopo 10 giornate, sei in linea con le sue aspettative, e poi soprattutto come under, se si aspettava o si aspetta ancora qualcosa di più da qualcuno. Ma il nostro percorso fino adesso è un percorso positivo, abbiamo da recuperare ancora 2 partite,
in casa sia col Monopoli e con il Bisceglie, perciò il nostro andamento, il percorso è quello giusto, sicuramente c'è qualche rammarico, potremmo avere qualche punticino in più, però purtroppo questo è il calcio e va bene anche così, ripeto, il percorso che noi stiamo facendo è quello giusto. Ma gli under qualcosa in più da qualcuno? Io mi aspetto il recupero il prima possibile di Enrico. Poi per quanto riguarda gli altri under, credo che stanno facendo il loro, ecco, stanno dando quello che possono dare in questo momento. Non lo so, dipende. Io posso solo smettere quanto, se poi la proprietà me lo consente, me lo permette, posso solo smettere se riesco assieme agli altri a portare questa squadra in categoria superiore.